e non rompa le scatole. Pensa, l'arbitro vada a vedere se quella linea tracciata è fuori gioco. Prima Claudio, poi vengo da te. Prego Claudio. No, secondo me, torniamo alla domanda principale, perché poi è quella che interessa secondo me i tifosi. Giustamente, no, Bettino diceva, 7 anni fa hanno messo, è introdotto il VAR, siamo arrivati al fuorigioco, siamo automatico, tutto quello che sappiamo, per limitare gli errori, altrimenti ce ne sarebbero stati più. Perfetto. Però quello che è successo dopo 7 anni, credo che lo possiamo dire con grande tranquillità e serenità, e magari anche essere tutti d'accordo, è che questa introduzione, purtroppo, oltre a non essere oggettiva, abbiamo scoperto essere soggettiva anche se lo sapevamo già prima, ha cambiato il modo di giocare a calcio, cioè non è più il gioco del calcio, perché abbiamo dei fuorigioco che non esistono, no? Oppure di una punta che tradisce quello che è la regola del fuorigioco, perché non ti avvantaggi. Abbiamo che se un giocatore sfiora un piede, uno si butta per terra, si va al VAR e diventa calcio di rigore. Abbiamo il fallo di mano che ogni partita ce lo spiegano in maniera diversa e quindi non sai più quando è fallo di mano, quando non è fallo di mano. Posso andare avanti fino all'infinito. Cioè non è più il gioco del calcio, ragazzi, col VAR. Anche il motivo per cui io sono contro... E i tifosi non capiscono più niente. Niente. Al VAR a chiamata, io non sono un sostenitore del VAR a chiamata per il discorso che fai tu, perché se c'è... cosa dico poi io allenatore? Appena senti che ti toccano sul piede, vai in terra. Allora io ti richiamo, dal monitor non puoi giudicare la reale intensità, vedo che c'è un contatto sul piede e do rigore. Ci sarebbero 4 rigori a partita, 2 challenge, esatto. Per tempo, 4 rigori, sono sicuro. Questo non scusami, è il male più grosso di tutti, finale, e che ci hanno tolto la gioia di esultare a un gol. Ah sì, vero, questo è verissimo. Che è lo spirito del gioco del calcio, dai, ma ragazzi. Ma viene, io faccio il telecronista fazioso come te, eh? A me ogni volta che faccio il gol, anche ieri il gol del 3-3 di Okafor, oddio cosa ha fatto Gabbia alla presa di mano. Avevo l'ansia, non riesco più a esultare. No, poi scusate, cioè, ma perché, guarda, metto insieme quello che pensavo a quello che sta dicendo prima Mauro. Sarebbe bello che in quei fuorigioco, come è successo a Verona-Juve, dove... qua è fuori gioco, qua non è fuori gioco, senza tracciare le linee, lì l'arbitro lo va a vedere, e quello di ieri sarebbe stato uguale. Cioè, se è una questione di fotogrammi e quindi alla sensibilità di un varista che in un momento prima è fuori gioco, nell'altro momento, e non riesce a capire in che frazione di decimo di secondo abbia toccato il pallone, visto che ne vediamo tanto. Sarebbe bello lì che andasse a rivederlo l'arbitro, che decidesse lui, visto che tanto di là una decisione soggettiva anche in VAR, al VAR, perché devi decidere che fotogramma mandare. Finché usi e allora sempre lo decidesse dal campo lui. No, ma lui lo accetto di più. No, secondo me il discorso di Mauro è diverso. Mauro fa l'esempio. No, ma ho capito cosa ha detto Mauro. Se prendi un riferimento sbagliato, come ho fatto l'esempio dello spettatore rasato, è un errore della macchina. Quello che stai dicendo Mauro è: ok, io ho preso, c'era Claudio a vedere la partita, non sì, rasato, no, ma è stato, ho preso il suo occhiale e la linea se l'ho tirata sul suo occhiale. Ma infatti, ma guarda che alla fine del Cuezzera dove cioè, ma non dovrei, no, ma Bettino rispondi alla mia domanda. Tu dopo, dopo 7 anni di VAR, come il VAR ha trasformato il calcio, ti piace? Allora, se parto dal principio che il VAR doveva diminuire gli errori, la risposta, ti dico, sono contento dell'avvento del VAR. Se tu mi dici, ma sei pienamente soddisfatto che adesso col VAR tu ti senti in una botte di ferro? No, è ancora molto migliorabile, è molto interpretativo. Ci sono ancora tanti lati oscuri che a me non piacciono, che però si sia fatto un passo avanti verso l'eliminazione degli errori e comunque si siano ridimensionati gli errori, la risposta è sì. Cioè Claudio, se avessi passato, diciamo, un derby come è successo a me all'andata, con Gatti che fa un gol regolarissimo, non c'era bisogno di andare al VAR a vederlo, che tutti esultavano come dei pazzi, che l'arbitro ferma il gioco per 5 minuti e dopo 5 minuti di VAR uno dice ah, è gol, e Gatti prende e si fa tutto il campo per riesultare l'altra parte, è una roba che ti fa piacere. Beh, hai esultato 2 volte, io ho provato, è bellissimo, per esempio, Claudio, io ho provato a giocare a Torino, che il mio centravanti entra in area, quello gli va addosso e si continua a giocare. Aglia, qui quindi, so che si vede, cioè, qui rischi di peggiorare tanto. No, ma poi abbiamo sentito anche sempre a Torino in quella partita che non ci sono immagini. C'è un piedone sulla riga sul fuori Zaccaria, ha detto che non c'era immagine. L'ha vista anche su Saturno. Cioè, queste cose qui fanno un po' pensare. Quando non ci sono immagini, mi ha giurato una Supercoppa, la Coppa Italia, 7 scontri diretti il primo anno di Allegri, da prima mi giocavo lo scudetto, ho fatto la partita del 2, certo che contento.
Bettino, 375 anni festeggia la seconda stella di cartone, vuol dire non sei contento. Bettino, io sapevo che eri andato a cercare, siete in un terreno qui, questi parlano solo di armi. No, beh, no, capito, però ragazzi, dai, allora, vi prego, cioè, tra tutti c'è stato in Coppa Italia un fallo di Dzeko su De Sciglio, rigore per l'Inter, un fallo in Coppa Italia sul rigore di Lautaro Martinez, che un arbitro che frequenta questi studi e da zona ha detto che non è fallo neanche alla PlayStation. Poi c'è stato quello di Zaccaria dove non ci sono immagini, che ci sono state immagini anche su Topolino e il giornalino dei ragazzi. Okay. Va bene, non sto mica dicendo che c'è malafede, però non mi venite a raccontare dell'episodio, ragazzi, di quello che però, va addosso a quell'altro, scusate, perché sennò si slegano le scarpe e mi cadono le mani per terra. Prego Bettino, prego. Ne avete raccontati tre. Se vi racconto io, vi ricordate quando eravamo ragazzini? Che no, stiamo parlando di VAR, Bettino. Stiamo parlando di VAR, però. Possiamo fare 40 volumi. No, Bettino, ci sei andato tu sugli episodi. Io ti ho fatto una domanda, se ti piace. Bettino, io ti ho chiesto se ti piaceva come il VAR. Ha cambiato il modo del calcio e sull'episodio singolo sei andato tu. Se vai sull'episodio singolo, ti tiro fuori 100 anni di episodi, guarda. Ognuno ha la propria lista della spesa. Allora io mi sono elevato, ho fatto un discorso sul gioco del calcio. Lui va sull'episodio e te li tiro fuori tutti i tuoi episodi. Ma infatti, ma scusa Bettino, tu che stato ecumenico, ma Bettino eri stato ecumenico fino adesso, perfetto, cioè sportivissimo, e sei caduto qui nel loro terreno, allora, sei caduto. Non posso sentire che adesso su tre episodi mettiamo in discussione. Ma quali tre episodi? Ce ne hai 10 all'anno? Quali tre? Un essere andato avanti. Ma ce ne hai 10 all'anno, ne hai? Come tre? Dai. Ti faccio l'elenco? No, lasciamo perdere, ci manca che faccia l'elenco adesso. Lasciamo perdere, che poi ognuno fa il proprio elenco. Esco con i fuoscicoli, andiamo avanti fino al 2080. No, ma partiamo dal 1908. Avanti, passo indietro, però completamente in linea, anzi non era in linea, era dietro. Difensore è il primo, abbiamo visto il fermo immagine mandato, era un metro e mezzo in gioco, senza bisogno di mettere suspense. Io non voglio, perché poi capisco e non voglio infierire, però... No, però... Cioè, poi ride già, per quando no, già... Perché ragazzi, cioè, non dimentichiamoci che l'ultimo Open VAR, anzi penultimo, abbiamo assistito a un dialogo del VAR che ha detto... Sì. Parla con rispetto del VAR, perché certo, a Bettino, se gli chiedono che ora è, lui dice, aspetta, devo controllare il VAR. Ha detto, sì, aspetta. Sì, il giallo, protocollo, aspetta. Il protocollo. Sì, è fallo da giallo, perfetto. E l'altro gli ha detto, no, ha dato il regolamento, perfetto. Quindi Salamara va bene. Allora io capisco, Bettino devi dire qualcosa, no? Perché c'è un argomento che ovviamente sta molto a cuore anche a Claudio, sta molto a cuore anche a Guido, e no, io volevo cominciare a parlarne. Se devi dire una cosa decisiva io ti ascolto, ci mancherebbe altro. No, volevo solo ricordare che noi dal 9 marzo 1908 siamo gli onesti, gli onestoni d'Italia, sì. Accettiamo il regolamento, gli onestoni. Però, Bettino, a te, se ti chiedono, Bettino, dove andiamo al ristorante stasera, aspetta che devo chiamare il presidente federale, non voglio mancare di rispetto a nessuno. Caro Pino Vaccaro, sì, tu che sei un conduttore super partes, tu sai che noi rispettiamo le regole, infatti 14 anni dopo la nascita siete arrivati ultimi in classifica, ma avete trovato anche lì la scorciatoia. Noi non sappiamo cosa voglia dire problemi con la giustizia. Lascia stare, Bettino, andiamo avanti. Bettino, io infatti è così che ti ho introdotto. Che anche gli altri li rispettino. Andiamo avanti. Bettino, io è così che ti ho introdotto. Comunque volevo dire, creditori, Della Juventus, volevo parlare dei due attaccanti. Allora, prima vi faccio vedere una grafica che è interessante. Le coppie più prolifiche della nostra serie. Intanto dico che oggi Ken in allenamento non si è fatto proprio bene, quindi probabilmente per Cagliari non c'è. Distorsione del ginocchio. Questo mi spiace, ovviamente spero che recuperi presto. Certo, non è una perdita enorme, no? Per quello che è il rendimento, il contributo che sta offrendo. Fuori, però. Alla fine ne hai due in meno. Ne hai due in meno, hai ragione. Io ti faccio vedere, però ti faccio vedere. Ma il problema non sono né Ken né Mino. Esatto, infatti però, facciamo vedere le coppie. Se magari ti manca qualcun altro. Ti faccio vedere la coppia gol. Guarda le coppie gol. Allora. Fai vedere. Le coppie gol prese da dove? Ragazzi, coppie gol presi, gol e assist presi da... Cioè hai fatto gol più assist. Gol più assist, esatto. Allora, Lautaro Martinez 34 gol e 16 assist, 50 azioni decisive. Sì. Giroud,
che è la seconda, 20 più 17, Leao che viene preso in giro, 20 più 17, Lukaku, Dybala, altra coppia che viene presa un po' in giro, 23 a 11. Scusa, chi è che prende in giro Lukaku, Dybala? No, 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 là ci sono, non ti preoccupare, ci sono. Osimhen, Varaschelia, 23 più 10, 33, Vlahovic, 22 più 5, 27. Praticamente tra le coppie che abbiamo preso in considerazione, che sono 7, che sono 7, la tua coppia è la terzultima. Se possiamo farvi vedere con Vlahovic, Chiesa, 22 gol e 5 assist insieme, sono 27 azioni decisive. La metà. Praticamente è quasi la metà di Lautaro Thuram, per dire. Oh, ma non sono mica sorpreso, ti ripeto, io ho fatto il conto dei gol che ha sbagliato praticamente a portiere battuto Vlahovic, sono 16, aggiungili, ma anche Chiesa se ne ha 7-8 che ha lasciato per strada. Certo. E la basta che li aggiungi, se li facevano... Ma infatti la domanda vera è questa, cioè oggettivamente, e poi perché poi adesso ti faccio vedere un'altra grafica che è ancora più clamorosa rispetto a quello che si dice, però la Juve produce poco... Chiesa, non e, è vero, Chiesa questa, e Vlahovic. Questa è una menzogna del racconto di questo calcio. La Juventus è nelle prime quattro squadre come conclusioni e nella percentuale di tiri che vanno dentro la porta ha solo il 26,8%. Vuol dire quello che stiamo dicendo, che la Juventus tira, ma tira fuori, ma non da 40 metri. Palle gol. Infatti ti faccio vedere quest'altra, poi vengo anche da te, Mauro. Guarda, questa è più... Questa è abbastanza... Area di rigore, grande occasione alta, la spreca. Holm. La spreca era solo davanti a Montipola, calciata alta sulla curva dell'Atalanta, si dispera Holm, Atalanta vicinissima al gol. Holm una vita per il cinema. Sì, esatto, Holm una vita per il cinema, per il momento però ha graziato Montipò. Ti faccio vedere questa grafica, andiamo a vedere questa grafica perché questa è una grafica... Soprattutto quando lo tocchi sul fianco si mette le mani in faccia. Questo è anche vero, mi piace perché non vi ricordate mai nessun episodio. Regolamento. Mai nessun episodio. Andiamo a vedere questa. Media gol per tiri in porta. Questa è ancora più clamorosa, secondo me. Allora, negli ultimi due posti ci sono Vlahovic e Chiesa.